Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi decimo episodio di X4 Foundation, l'episodio 9 è un episodio un po' speciale perché è stata una live di quasi 2 ore. Non ho tenuto il save di quella live perché abbiamo sperimentato un pochino, abbiamo provato ad andare in giro, ci siamo anche resi conto di quanto io non fossi efficiente. Comunque, se il gioco vi piace questa serie di video, avrete di che divertirvi in quelle quasi 2 ore. Ho comprato questa Pegasus Vanguard, che è una nave che rispetto alla mia in modalità viaggio fa 8 km, quasi 9 km al secondo contro i 2,3 di questa, quindi fa paura. Dopo la proviamo. Quello che vorrei farvi vedere ora, poi vi spiegherò anche perché l'ho comprata. Ciò che vorrei farvi vedere ora è l'arrivo del mio incrociatore, e poi vi farò vedere che cosa ho scoperto riguardo all'equipaggiamento di incrociatori, perché la live di ieri, sebbene io non abbia tenuto il save, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato che bisogna curare molto anche la parte militare, o almeno portarsi un pochino avanti. Io non mi sono portato tantissimo avanti, ma almeno un incrociatore ce l'ho, e ci ho investito un po' di soldini. Ora, che cosa voglio fare? Voglio allontanarmi un pochino e vedere come funziona questo attracco a 3 vie e vedere arrivare appunto il mio incrociatore. Quindi adesso mi metterò qui e lo aspetterò. Lo aspetterò e così vi farò vedere come funziona. Allora, intanto diamo un'occhiatina dov'è e poi mi metterò ad aspettarlo. Ok, non è questo. Che cacchio è? È qua. Ok, si è appena saltato. Ok, sta arrivando. Incrociatore L1, è una taglia L, viene considerata una sorta di capital più piccola. Ora che cosa farà? Prenderà. Non lo so. Sì, dovrebbe uscire dal portale ora. Venire qui, prendere questo portale, uscire qui. Prendere l'altro mini portale e arrivare da me. Scusate, ma mi va via la voce. Allora, adesso vi farò vedere questo. La vedremo attaccare. E vi farò vedere come equipaggiarlo, o perlomeno tutti gli slot che ho scoperto esserci. E poi vedremo quella nave dei Paranid, che è davvero una bomba. Ed eccola che arriva. Ci ha messo più o meno 5-6 minuti. Perché è una nave molto lenta nelle manovre, che ovviamente è grande, infatti ogni volta si rallenta quando incontra un ostacolo, lo schiva, insomma, e poi inizia a prendere velocità quando può farlo. Allora, adesso attendiamo nuovamente che attacchi, così proviamo anche a salirci a bordo, vediamo com'è, vi faccio vedere come si equipaggia una nave del genere. Non vi sto ovviamente consigliando che cosa bisogna equipaggiargli, ma di fare caso a tanti piccoli dettagli che nemmeno io avevo notato la prima volta che l'ho acquistata. Devo rivedere un sacco di commerci adesso perché non fruttano più niente. Me l'aspettavo onestamente un po' più grande, ma questo comunque è un incrociatore, quindi all'interno può tenere fino a 40 navi, di quelle piccole navi S, piccoli caccia. Però è una bomba, perché comunque ha un sacco di moduli. Appena richiesto il permesso. E vediamo come fa. Beh, oddio, ce l'abbiamo anche a 2 km, dovremmo avvicinarci bene per vederla. Spettacolo, però. Interessante, molto interessante. Vediamo come attacca in questo aggancio, diciamo, a 3 vie, a T, perché non l'ho mai visto onestamente, non l'ho mai visto in funzione come tipo di attacco. Attacca proprio davanti così, ok.
Ok, dovrebbe essersi attaccata. Ora noi andiamo a parcheggiare nella nuova baia che ho fatto, che è questa, che è l'atterraggio, diciamo, di lusso. Cosa fa questo? Cerberus Sentinel. Ah, la Cerberus è lì così ferma, va bene. Questa è la baia di lusso, quella un po' più bella, diciamo. Docking granted. È solo estetica, io presumo, perché ha lo stesso numero di alloggi, diciamo, dell'altra. Ok. It's an honor to have you aboard. Salve. Hello. Ma lei dove va di fretta? Non è neanche... è arrivato tardi, la nave è già atterrata. Lei invece, col casco enorme? Va bene, allora. Possiamo salire sulla Pegasus Vanguard o sull'incrociatore? Saremo sull'incrociatore. Eccolo, questa qua è l'incrociatore. insomma, fa la sua bella figura. Questo è il capitano, che ovviamente è stato allenato da me a pilotaggio almeno due con le varie cose. Qui c'è una sorta di comunicazione, useranno magari dei piccoli mezzi per poi entrare e uscire in stazione, presumo. Questa è la plancia, molto bella per vedere bene, poi non si fa niente di diverso dalle classiche navi, insomma, con... perché lascia la postazione e va di là, vabbè, saranno fatti i suoi. Ora, vediamo, ponte, posizione attuale, l'area di attracco, andiamo un po' a vedere l'area di attracco. Non ha tanti posti, infatti questa è la zona interna, non è interna ma è sopra. Ah, interessante, cioè praticamente dietro il fungo. Ok, ci sono degli attracchi e poi ovviamente le navi possono essere messe dentro la stiva, insomma. Ora, mi sono incastrato e diciamo che vado a recuperare subito perché stavo finendo giù, mi stavo buggando. Mentre invece la rifornitrice M12, che è una nave che non ho al momento fuori, è possibile farla comparire perché al momento non sta lavorando, quindi la nave, la stazione l'ha messa sotto, sotto qua, e la possiamo far uscire grazie ai computer che troviamo in giro, dove possiamo dare l'ordine di far uscire la nave. Dovrebbe essere lì. Qui gli possiamo far... no, non è qui, ma possiamo farlo anche da qui. Richiama nave dal deposito, infatti, vedete? Chiamo la rifornitrice M1 e la nave poi uscirà. Al momento non me lo fa fare perché qua ovviamente non tiene il posto, devo andare dall'altra parte dove c'è... e dentro c'è dove c'è il computer che fa aprire questa parte qui, le navi vengono messe all'interno appunto per lasciare spazio. Infatti se qualcuno qua dovesse atterrare e non ci fosse spazio, la mia nave verrebbe messa sotto. Ma, bando alle ciance, vi faccio vedere, nello spazioporto dei telari, no, nel cantiere dove si fanno le navi più grosse, vi faccio vedere che questa è la nave L, ed è la classe incrociatore, la Phoenix. Mettiamo caso... vabbè, noi adesso lascio una fascia così, perché vi voglio far vedere una cosa. Dovete sempre tenere d'occhio il gruppo di motori. Ok, equipaggiate i motori che volete. Vedete che qua ci sono due moduli. Allora c'è motore da viaggio, ok, e scudo. Ma non è finita lì, perché vedete che avete uno scudo solo. Quindi ne potete equipaggiare due o tre. Vedete, potete cambiare. E sono tutti dei moduli che vengono equipaggiati in uno degli slot che vedete qua. Quindi, no, questo è il motore, scusate, e gli scudi vengono montati sotto. Quindi vedete, equipaggiamo qua. È facile cliccare e dire ok, a posto. No, in realtà montatene più di uno. I propulsori no, è normale, e li montiamo. Generatore di scudi, anche qui vedete ce ne sono ben tre, quindi ne equipaggio 1, 2 e 3, e ci indica anche dove sono. Quando li andiamo a montare, vedete dove ce li va a mettere. Poi le armi, anche qua sono due, batteria principale. Ecco, qua inizia la parte interessante. Guardate qua, io non l'avevo notato subito, però ci sono 8 gruppi, 8 slot, e ogni slot ha
uno scudo di protezione e un tipo di torretta. E non sono tutti uguali, perché vedete che poi man mano passate da uno all'altro vi dice dove sono. Lì, qui, insomma. E tra l'altro gli ultimi due sono un po' diversi, perché probabilmente sono più piccoli e non permettono di montare cose più grosse. E in sintesi, una nave così alla fine arriva a costarvi, non lo so, una decina di milioni? Ipotizziamo questo, perché alla fine la potenza massima 15 milioni, quindi alla fine è più o meno quanto l'ho pagata anch'io. Quindi, ok, qua abbiamo il nostro, insomma, il nostro incrociatore, da cui comunque non credo possiamo scendere, perché l'area di attacco tecnicamente non ha un'uscita, quindi si esce solo tramite teletrasporto, io credo, perché vedete qua c'è l'uscita e qua si va alla stazione. Ok, sì, si esce tramite questi, quindi veniamo lanciati con dei mini ascensori. Comunque, andiamo a vedere la Pegasus. La Pegasus è qualcosa di veramente spaventoso, perché a parte che è bellissima, è fatta così. Saliamo. Pegasus. Scusi. Sì, prendi il seminario anche tu, perché adesso c'è un save, mannaggia. E niente, questo episodio, insomma, è un episodio molto 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 rilassato, dove vi ho fatto vedere il passo, diciamo, avanti che ho fatto montando un incrociatore. Ora non resta che provarlo, ma per provarlo ho necessità di comprare delle navi, comprare dei caccia e buttarli all'interno. Quindi, scusi, se ne può andare? Lei che è anche vestito molto male. Vabbè, ci sediamo. Alzati. Ed è una nave veramente che fa... No, alzati nel senso di salpa. Vedete che poi qua si andrà a chiudere. Adesso, quando do il comando salpa, la nave si chiude. È una nave velocissima, fa effetto se vi mettete a terra e la vedete volare, perché è veramente veramente. Allora poniamo il non so, mettiamo da qua a qua, a questa zona qui sono un po' di chilometri. No, ma non devo piazzarla lì dove c'è l'ipervia, perché la metto qua. Ok, vi faccio vedere quanto è lontano da lì alla... Guardate che nave. Sono 400 km quasi. Io attivo la modalità viaggio, vedete? Adesso iniziamo a caricare. Intanto vi faccio vedere se riesco. Quanto va veloce. E siamo praticamente già alla questa è la velocità base che va alla nostra nave, quella che abbiamo usato finora. Le navi base arrivano a 2000 metri, quindi 2 km al secondo. Guardate quanto stiamo raggiungendo. Siamo già al doppio. Stiamo per arrivare al triplo. E a breve avremo la velocità massima, quasi 9000 metri. 9 km al secondo. Guardate quanto scende velocemente ed è comodissima per viaggiare. Ovviamente è una nave che non ha grandi possibilità di combattimento, perché ha una sola postazione, uno slot arma in cui ho messo un cannone, che tra l'altro non ha missili. Cosa succede? Infatti stiamo andando proprio velocissimi. Adesso stoppo, la frenata è veramente spaventosa, e ora diamo al nostro amico il comando di attaccare. Io adesso mi alzo in piedi. Voglio vedere il mio amico all'opera. Pegasus, Vanguard. Fatto tutto? Ok. Vada, vada. Non cincischi. Sì, passo di qua, così si può sedere. Vedete che il sedile poi si adegua a ogni tipo di pilota. Allora, non devi andare lì, ma ti do un compito. Devi attaccare. Attacca a fabbrica di grafene. Vai, facci sognare.
nave da un posto solo e diciamo che si vede. Ora arriveremo a una velocità folle. Ci avviciniamo alla stazione. Questa qua veramente gli ho dato il compito di andare in stazione, di andare qui mentre io la seguivo col caccia. Sono partito prima, quindi ha perso tutto il suo tempo a decollare e prendere la traiettoria. A un certo punto l'ho vista passare in avanti, non l'ho più vista. Ce n'è proprio sverniciato di brutto. Allora, ecco che si inizia a vedere la stazione. Questo gioco è davvero, davvero meraviglioso. E lo scopo di questi video, ok, è spiegarvi quello che ho imparato, ma anche farvi vedere situazioni come questa, di meraviglia o di nuove scoperte per me, che mi hanno sorpreso, e quindi portarvi emozioni più che un gameplay dove ridere, dove divertirsi ridendo appunto, o imparando, sì, quello sì, perché ci provo sempre comunque a spiegare qualcosina che io ho imparato. Ora, mi fai anche un po' paura, però. Ma vista così non sembra neanche un granché come nave. Ma perché mi stai facendo tutto questo, scusami? Non farmi far figure, eh. Ah, perché tu fai le cose fatte bene, ok. Ok. Va bene. Va bene. Bene ragazzi, siamo arrivati. Grazie, grazie mille. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate in questo decimo episodio, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.